È pronto a ritorneo, incredibile. Facciamo degli schiaffi a Enzo. No, devi fare il rumore, qualcuno batti le mani vicino al corpo. C'è un po' di delay. Un altro. Vola all'indietro. Basta. Oh, Enzo è qui il set. Prima gli avevo detto non saltare a zero, è partito al 46. Perché ha saltato. Zio Kim. Ma che cazzo. Abbiamo chiamato invece, chiamalo perché se non 20 minuti ha voglia che arriva comunque. Tra poco lo chiamo. Ma perché devo chiamare io che sto castando? Chiamatelo voi per favore. E intanto qua, ok, vabbè, comunque niente guarda. Di sbaglio la DI dal down throw. Peccato, Giulio ci aveva qualche schifo. Esatto. A terra con lo Zeir con un pagliaccione. Attenzione, bella erdoce stavolta però. Ha provato a rubare, rispetto. Rispetto per il ladrone, Alibaba. Qua un FTP un po' tirato a caso, però alla fine com'è? È morto. No, invece, però non è il salto. Allora erdoce. Vabbè, qua bruttissimo. E poi sclicca. Ma fra resetta il neutral. Non provare a toccare sempre ittare. E invece no, non resetta. Andiamo qua, nemmeno. Nulla, vabbè, 40%. Che fa? È morto. Ha sbagliato. È vivo per pochissimo. Si stava per suicidare. La Giulio Special. Vediamo. Ha provato la roll-in. Ci stava però. Il timing era giusto. Ha solo sbagliato. Capisce, ma non punisce. Stavolta la roll-in c'è. Ma ancora una volta non viene punita. Fa molto ridere. Vediamo. Perché entrambi i player sono conosciuti perché non gli piace vincere. Nessuno. Quindi che brutto. Che noia vincere. È di famiglia. Ancora un altro salto. Viene colpito dal Neir. Ludo sta facendo un ottimo lavoro. Quindi salta. È killa. È killa. The due stock di lead. Super lead. Per ora per Ludo. Vediamo qui. Non sai big. Però non viene punito. Il dash attack lì poteva punire. Arriva un po' di whiff punish. Non è così tanto on point. Quel dash attack poteva essere una stock. Prova. Rolla via. Down smash in disadvantage. Non ho ben capito. Prova un altro down B. Stavolta hitta. Ludo non riesce a punire. Una grab un po' così. Buon movement qui a ledge. Vedo a fantastico. Ci sta. Gli sparo in testa. E stavolta muore. Sì, sì. E stavolta muore. È difficile per la dia. Quella cosa è che è velocissima. È tipo immediata. Non come la grab di ZSS. No, non tecca, qua sono danni, non estende però, è un'altra volta a terra con sto Zeir, si piglia il 6B, è già la seconda volta che succede, il 6B di ZSS invece stavolta molto più attivo rispetto allo Zeir, è anche più lungo, più adatto ad atterrare, riesce a atterrare ancora, vediamo qua, Arima deve rubare adesso se vuole rientrare nel game, deve provare, qua il down air che per pochissimo non hitta, è morto, ed è morto, va bene, spot dodge è brutto. Niente, ed è 1-0 per Valutena si deve muovere molto molto bene e devi vedere un sacco di cose, tutte le strutture che ti rendano, però intanto ZSS può muoversi sta quanta per fare questo. Sto usando quella gialla comunque, sì. Avevo sbagliato, non ho cambiato un cazzo. Cambia, secondo me, nell'icona del personaggio cambia l'elastico dei capelli, è l'unica cosa che cambia nell'icona. Secondo me veramente cambia. No, come tiene ZSS invece? No, mette Kendo, vuoi vedere? No. Sì, è palese. No, hai visto. Ah, hai ragione, però ha cambiato skin. Invece no. Invece sì, ora è nero. No, è gialla. Ma stai scherzando? Guarda la skin, ma che scemo. Vincenzo, ragazzi, è daltonico. L'aveva messa nera, ma poi l'ha switchato. No, devi guardare. No. Vincenzo non sa guardare, purtroppo. E quindi, ancora una volta K. Arima, si piglia un altro nero a zero. E iniziamo subito a 32%. Ed è morto. Bene. Benissimo. Povero Giulio. È benissimo così. È tanta. Però la prende bene, Giulio. Ecco, deve muoversi molto di Zeir, secondo me lo Zeir è buonissimo in questo matchup. Il neutral, però un sacco di volte è l'andato con lo Zeir e è stato punito hard. Un'altra punish, non finisce sulla piattaforma stavolta. Ecco qua, dai, spaccalo Giulio! La DI sullo stage, bravo a Ludo a non farsi rubare, anche se in realtà non so se forse è sopravvivente. Mamma mia, guarda come l'ha coperto l'elizio il Don B. Qua si espone, Arima prova a punire, riesce a mettere una jab, ora tech chase situation, un out tilt, si piglia un altro side B dal disadvantage. Ogni volta tira un mosso un sacco di GB, però non si nessuno di due li punisce, sì. Ok, buona grab, ci stava, peccato un po' in ritardo, l'avrebbe dovuto fare un po' prima. Qua questi down smash caricati in neutral, il disadvantage addirittura. Arima dovrebbe starci un po' più attento, il disadvantage di ZSS. Ma perché? Vabbè, Arima ride comunque. Sa di aver fatto una cazzata, salta un'altra volta dentro il neutral. I risultati. E sono 46.
faccio qualcosa. Zio bello. Vabbè, hai visto, ho fatto però bene. Incredibile quel day. Va bene, quindi 2-0, ottimo day per Ludo. Stavo andando a aggiornare lo score, mi sono arrivato che non c'era bisogno. Che tragedia. Zio Pera. Siamo d'accordo. E allora Ludo vuole chiuderla velocemente qui. Incredibile questa foto comunque. Guarda quanto è contento. Iconica, sta facendo pure l'Icari. È vero, ragazzi, guardate, iconic, iconic. Ce l'ha fatta, ragazzi. Speed ce l'ha fatta. E allora, iniziamo con il game 3. Vediamo se Arima riesce a entrare on the board, a mettere un game. Mettiamo Moonsiders first. La prima. Ma perché ce ne sono più di una? Sì, ce ne sono quattro. Sono tipo le stagioni di Vivaldi. Sì, sì. O le stagioni in generale, in realtà. The Four Seasons Part 1. E allora iniziamo subito col game 3. E c'è uno Switch qui. C'è uno Switch all'ultima. Lusina, il PG più forte del gioco. Va bene. Il PG più forte dell'ultima ora di Vinge è Lusina, abbiamo capito. Lusina, skin base perché ma posso cari. Ah, è quella base, perfetto. Il bosco palermitano. Allora, com'è che è arrivato già a 57 e è saltato dentro il Nair a 0? Se è palermitano allora si chiama Bosco, non Bosco. Bosco, è vero, Bosco. Boy, ah, no, Bosco Ficuzza. Ok, Eftro. Qua sta iniziando un po' meglio Arima, un po' più even questo inizio game, non ha perso la stock in 30 secondi almeno. E anzi, all'avversario alleggio, Ludo recupera. Ritorna alleggio, ottimo, così deve giocare. Benissimo, contro il Big Punish, dash attack, Beta. Però Ludo sapeva, non ha fatto niente come counter quello. Cioè, perché ha preso il Tower Spot. Perché cosa aveva caricato? Il Up Smash. No, era Up Smash. No, no, era Up Smash, ragazzi, era Up Smash. E ha preso con il neutral B, l'avrebbe fatto scoppiare. E infatti questo stavo pensando. E infatti era Up Smash. No, vabbè, forse ha ragione. Se no sarebbe scoppiato. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Cos'era? Come, perché? Intanto comunque dobbiamo tenerlo al centro questo microfono. Microfs. Salta un'altra volta dentro il Nair, Arima, una no, cosa ti ho detto. Sì, ti ho detto una cosa, non saltare nel Nair. Ho detto, cosa devo fare contro Palutena? Non saltare nel no, Nair. Un solo consiglio gli ho dato. Un altro counter. Qua Arima sta un po' premendo a legge, onestamente. Un'altra premuta into spodogi into premuta. È morto. Sta veramente premendo tutti i tasti. Un altro tasto premuto. Almeno premesso. Ok, no, stavolta ci stava. No, stavolta ci stava. Bella. Legge il drop platform. E stavolta la mantiene più o meno in Arima. Mette danni. 19. Ok, vediamo. No. Non puoi approcciare di F-Tilt così, devi iniziarlo. È morto. No, in realtà no. Sì. Bravo! era morto Ludo! Incredibile! La reversa! Arima, ancora qualcosa da dire in questo set. Incredibile! Oh, aveva letto la tech-in. E niente. E quindi Up-Tilt la pareggia. Una stocca a uno. Vediamo se Arima magari vuole cominciare un reverse 3-0. Questo game sarebbe l'inizio di tutto. La lead è dalla sua parte in questo momento, però. Ludo vuole chiudere le distanze velocemente. Ottimo è tutto stavolta. Spazzato bene! E dovrebbe essere qua alla fine! Palle, battute non è ma non l'ha caricato al massimo. Sì, ma anche se ancora era presto. Era a quella distanza non lo ammazzava. Era caricato al massimo quello. Sì, se ho sbagliato. Ottimo da fare. Intanto Giulio prima una singola opzione. Che smash che non aveva senso. Ma potevi guardare. Tekken Blade Fletta. Ok, non hai il salto. Bravo, ben buon landing. No, non committere troppo buono. Peccato, c'era la grafica giusta. Bravo a stallare. Ora la situazione è tesa. Ludo aspetta e left smash spaziato al massimo. La chiude 3-0. Porca miseria. Mamma mia. E niente, è finita. Zio virgola. Non pensavo prendesse